Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio su Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, bene, bene. Come avete visto, con F9 è possibile eliminare l'HUD. Molto utile per fare le intro, ma come siamo rimasti nell'ultima puntata? Beh, dopo essere morto per colpa di un creeper e dopo aver scavato un po', ho trovato del ferro che ho messo a cuocere e finalmente, signori, piccolne di. Ok, vi ho detto nella scorsa puntata di non badare alle traduzioni perché secondo me sono un attimino fatte col culo, ma questo mi era sembrato di averlo già detto. Allora, mi stanno rilasciando questi premi, queste stelle che suppongo siano tipo dei, che ne so, dei livelli? Non lo so. Fatto sta che mi sta facendo fare dei livelli. Qui dovrei aver in teoria svolto una qualche missione, eccola qui. Estrai 100 pietre, sì, perché un pochino ho farmato. Però diciamo che in linea principale adesso stiamo vedendo qui osso duro, barite nera. Ok. Però adesso vuole diamante, scarica elettrica. Non so cosa sia. Questo suppongo sia oro. Perfetto. Però adesso abbiamo un piccone di ferro molto utile che metto qui e ce ne andiamo in caverna, signori. Perché secondo me qui le caverne ci possono dare tanta soddisfazione. Tra l'altro qui sentivo una pozza di lava. Voglio vedere un attimo che cosa c'è e soprattutto voglio capire, non so se la sentite anche voi. Sarà tipo da queste parti. Voglio vedere la differenza tra piccone e parecchio. Insomma, qua come si trova il diamante abbiamo fatto già tutto in pratica. Per vedere l'altezza, premendo M, altitudine 31, quindi siamo parecchio alti ancora. Non so se arriva fino a 0, questo non ve lo so dire, però direi di insomma buttarci. Diciamo che magari quando tipo sarà il momento mi andrò a leggere un po' la wiki, se esiste una wiki in effetti di questo gioco, per capire ma i diamanti dove si trovano, che cosa si può fare, riconoscere i mob che si fanno esplodere davanti a me facendomi morire al primo episodio. Per esempio. Quindi, allora, abbiamo detto che l'idea di questa puntata, appunto, è quella di andare un attimino in caverna a cercare qualcosa di interessante. Per lo più diamanti, anche perché mi è sembrato di capire che i minerali che si trovano in questo gioco sono per lo più simili a quelli di Minecraft. È vero che sarà possibile fare tutt'altro e non solo quelle cose, però chi lo sa. Allora andiamo un attimo in sintesi. Se faccio così mi faccio qualcuno. Ecco. E mi faccio un po' di torce. Quattro torce, perfetto. Forse abbiamo sbloccato qualcosa. No, fa troppi rumori ogni volta che succede qualcosa questo gioco. Non ti fa ben capire. Vediamo se. Sì, si sente ancora il magma. Bah, chi lo sa. Io al massimo continuo a scendere, arrivo verso il livello 16 o comunque se trovo qualcosa vi faccio vedere. Allora, vediamo un attimino che cos'è sta robaccia qui. Sembra carbone. Sì, carbone piccolo. Richiesto un pezzo di carbone. Vediamo. Ecco qua, questo è come poi alla fin fine si vedono gli item, quindi anzi i minerali che poi andiamo a minare sono molto scuri rispetto alla roccia e tra l'altro vi faccio vedere anche la differenza tra la roccia e il sasso. Questo che stiamo minando è sasso, questa è roccia, quindi questa è cobblestone e questa è stone. Inizialmente vi sono onesto, non me ne rendevo conto, cioè nel senso mi sembra tutto uguale e questa qui è ghiaia invece. Un colore molto strano e tra l'altro come potete vedere. Ah, questa è un'altra cosa importante. Non risente della gravità. E cosa molto importante, vedete? È rosso. Significa che noi stiamo utilizzando un utensile sbagliato. Oppure se facciamo così, vedete? È lenti. E tra l'altro è stralento. Cioè nel senso non è lento. È proprio stralento. E ti fa capire quanto sia utile avere tutto l'equipaggiamento di tutti i tipi. Quindi GG, GG veramente, perché questo gioco, insomma, devo essere onesto, si presenta molto per quella che è poi la grafica, alla fine, eh? Mi state guardando? Un gioco per bambini, passatemi il termine, però al momento, cioè, sto solo minando,
Però mi rendo conto che ci sono tante cose. Secondo me è più profondo di quello che sembra. Noi vediamo quello che riusciamo a fare. Soprattutto qui, se riusciamo a trovare diamanti alla seconda puntata, sai quanto sono felice io. E voglio vedere un attimino quanto stiamo. Tra l'altro terzo giorno, guarda un po' qua, 18. Ok, direi di scendere gli altri 5 livelli e poi vediamo. Anche perché continuo a sentire la lava, ma non la vedo. Quindi, ok. Signori, che cos'è? È diamante? È lapislazzulo? Non lo so, non lo sapremo più che altro finché non lo miniamo. Prima scarica elettrica. Litio, ok, ma un pezzetto solo? Che sia il litio la redstone di questo gioco? Può essere, vero? È un'idea. Il litio, ci sono le batterie al litio, quindi sì, in effetti potrebbe essere. Io al momento sono a livello 13 e direi che faccio qualche tunnellozzo. Ecco qua, altro ferro. Perfetto. Faccio qualche altro tunnel per vedere di recuperare perlomeno il ferro del piccone. E come vedete si trova, sebbene non siano sempre attaccati come vene. Cioè li trovi sempre comunque, per esempio, a qualche blocchetto di distanza. E poi mi vado a vedere sulla wiki a che altitudine si trova il diamante. Perché lo voglio trovare, voglio un piccone di diamante. Lo voglio già dalla seconda puntata, sono onesto. Attenzione. No, questo è litio ancora. Minerale di litio, ok, ok. Quanta? Quanto? Ma che fa? Si butta nella fornace? Devo provare. Maestro di circuiti elettrici. Ok, allora abbiamo capito che non c'è la redstone, ma c'è il litio. Perfetto, chissà quante cose strane si possono fare su questo gioco. E quanto me ne sta facendo trovare, tra l'altro. Ok, ripulito. Facciamo un attimino così. Ticchetti. Ok. Ok. Sono quasi pieno. Però io continuo. Continuo e mi vado a cercare dove si trovano i diamanti. Non mi dire. Dai. È troppo duro? No, non è diamante. Che cos'è? Cianite. Può tingere i materiali da... Ah, ok. Si può usare per fare cibo incantato e bottiglie di tintura blu. Ok. È mezz'ora che tento di stoppare il video, ma è impossibile perché sono arrivato a un punto che ci sono tante cose. Cerco diamanti e non meno più. A frappè. Signori, allora finalmente credo di aver trovato dei diamanti, che dovrebbero essere questi. E ho scoperto una cosa fighissima del piccone, ovvero tenendo premuto il tasto destro carica una skill e boom, rompe un 3x3. Cioè un 3x1 in realtà, in lunghezza. Ora, voglio prendere questi diamanti sperando che siano 3. In realtà è uno solo. E soprattutto sono pieno. Ok. Via. Un diamantollo. Perfetto. Ora mi chiede di raccogliere la barite nera, ma non lo faremo in questo episodio. Vado a recuperare questo. Vado a recuperare questo. Tanti 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 minerali per me. Tra l'altro vedete il diamante. È già bello che non c'è bisogno poi di, insomma, di andarlo a cuocere. Ma c'è altro? Sembra di no. Però io voglio utilizzare la super mossa, ok, per trovare altri minerali che andrò a minare io. E dunque, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento o comunque quello che volete. Ci vediamo in un prossimo episodio di Mini World. Ciao!